quando il miglior attacco è la difesa. Dopo Clayton e Silvestri tocca a Denis Tonucci segnare il gol che regala 3 punti al Catania. Un gol che pesa, che consente ai rossazzurri di domare la Juve Stabia e che regala il terzo risultato utile di fila dopo il pari con la Paganese e la vittoria di Monopoli. Ancora una volta a decidere una palla inattiva, il giustiziere di giornata è Tonucci, proprio lui, arrivato dalla Juve Stabia appena una settimana fa e che a conti fatti di gol ne aveva segnati addirittura 2, il secondo non ravvisato dal direttore di gara. Raffaele applaude, ieri si è visto anche tatticamente qualcosa di più simile al suo vero credo. 3-4-3 in campo, con Biondi e Maurizio ai lati di Sarao e gli esterni Albertini e Zanchi a spingere sulle fasce. E se il trio Tonucci-Clayton-Silvestri non è più una sorpresa, a prendersi la scena è stato anche il portiere Martinez. Inoperoso a Monopoli, Allentini, l'estremo difensore spagnolo è stato più volte sollecitato dagli attaccanti gialloblu, da Mastalli a Romero. Miracoloso il suo intervento sul destro del capitano delle Vespe nei minuti finali. Come un gol. La vittoria è anche sua, come di Rosai e Welbeck, i due tuttocampisti scelti da Raffaele. E di Manuel Sarao, che si sacrifica ma ancora non incide sotto porta. Proprio questo aspetto è la testimonianza di un Catania che può e deve ancora migliorare nello sviluppo del gioco e nella creazione delle occasioni. Ma con 2 vittorie e 1 pareggio in mezzo alle tante difficoltà, il bilancio è più che positivo. Dopo un'estate turbolenta che ha messo a repentaglio la vita del club rossazzurro, il campo ha restituito il sorriso. Il nuovo Catania non poteva davvero partire meglio.